Sono troppo felice perché, come vedete, tada, c'è un nuovo arrivato, ovvero Princess, che ci vorrei cambiare nome, ma non so, che è il polipetto, cioè uno dei pet leggendari dello Chenang. Esatto, c'è subito un raid così. Devi offrire qualcosa? No. Allora, io per avere, cioè questo qua è il mio pet preferito dello Chenang. Mi piace veramente troppo, è troppo cute. E veramente no, ne avevo bisogno e per averlo oggi ho fatto totalmente un casino. Allora, vi faccio vedere delle cose. Poi vi dovrei vedere anche degli aggiornamenti che ci sono stati. Allora, prima di tutto ho fatto questo trade con questo ragazzo. Ho detto tu me lo dai, io poi ti addo dopo. E ho addato questo. Poi avevo incontrato una ragazza con questo qui raid. Però io nella mia testolina molto intelligente ho detto e questa ragazza voleva il pavone Flyride per questo qui raid. Era una buona offerta, per carità, però io non lo volevo dare perché ho detto nella mia testolina: se io ho lo squalo che con alcune offerte, con alcune aggiunte, volendo me lo possono dare questo normale, e io poi posso comprare benissimo i Robux e avere questo ride più gli altri miei pet ride fly, cioè non è perfetto? Sì, per cui io ho declinato quell'offerta. E ho fatto proprio adesso questo trade. Ovviamente con questa ragazza sono stata in trattativa mezz'ora perché gli avevo dato tipo tanti pet a casissimo, insomma, lo squalo con tanti altri pet a casissimo, tutto il coso pieno, ecco. Tutto di 4 di dead pieno. E lei mi ha detto: levami alcuni pet, mi aggiungi uno Shen Egg. E la facciamo pari. E io quindi gli ho dato questi pet, più lo Chen Egg che gli sono andata a comprare, perché fortunatamente avevo i soldi. E lei me l'ha accettato. E io sono troppo felice, anche perché con questa ragazza, tipo, abbiamo anche chattato su Roblox, qua, nella chat pubblica. Io ero veramente felice, infatti scrivevo I'm so very happy. Lei era inglese. Però io qualche cosa me la mangio di inglese, quindi ho potuto parlarci. Io comprerò anche. Allora, adesso passiamo agli aggiornamenti. Allora, innanzitutto c'è stato l'aggiornamento che hanno aggiunto un nuovo pet, nonché lo Squirrel. Cioè il, come si chiama? Lo scoiattolo, che costa 200 Robux, perciò è anche abbastanza economico, tra virgolette. Ed è troppo bellino, ragazzi. Infatti, io in questi giorni mi compro sia una pozione ride per fare questo bimbo ride bellissimo e in più mi compro anche lo Squirrel. E se mi avanzano Robux e mi riesco a comprare un'altra pozione ride, vi faccio anche lo Squirrel ride. Quindi vediamo un pochettino. Sono veramente troppo troppo felice. Guardate che. Cioè, è troppo cute, ragazzi. Poi ha le orecchie azzurre. Io questo particolare non l'avevo notato. Insomma, io lo adoro. Poi pure Preteen, che lo squalo mio era pure Preteen. Quindi teoricamente era pure buona l'offerta. Poi, oltre a questo nuovo pet, c'è stato un altro aggiornamento riguardante un negozio. Adesso vi ci porto. Andiamo sul ponte, voi mi dovete dire se vedete qualcosa di nuovo. Allora. Tan 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 tan. Sì, ragazzi, hanno aggiornato il negozio dei giocattoli. Proprio quello lì. A parte che adesso si vede Princess, però vabbè. Proprio quello lì. L'hanno aggiornato e hanno messo dei nuovi giocattoli. Infatti, per chi ha l'occhio più attento, io ho un raid.
Ho aggiunto anche un giochino nuovo che chi ha l'occhio più fine appunto notare. Guardate che figata, ragazzi. È qualcosa di bellissimo, lo so. Bellissimo. Ci sono i nuovi giochi, questi qua giganti non sono acquistabili, sono praticamente fanno vedere come sono i giochi ingranditi, tra virgolette. I giochi acquistabili sono qui e qui, che sono uguali in tutti e due i posti, cioè non cambiano. Allora abbiamo la Bystander Unicycle che costa 120 dollari. Poi abbiamo Bystander Roller Skate che costano 300. Bystander Pogo che costa 150. Bui Floppy Bunny Pushy, che io me lo compro subito perché purtroppo l'ho dovuto dradare, quindi lo andiamo subito a comprare azzurrino. Bellissimo, l'ho comprato. Poi abbiamo Bye Spinning Propeller, troppo carina. Bye Standard Grappling Hook, 2000 euro. E poi Bye Star Balloon 120 euro. Questi sono praticamente tutti i giochi, ma come potete vedere di qui si sale. Non si va a trovare, non si vanno a trovare dei giochi, ma si va a trovare un parkour che io non ho fatto perché volevo aspettare un po' per vedere se portava tipo ad altri giochi. Non so, sinceramente. Allora. Sono tipo dei palazzi. Un attimino, raga. Però. Ok. Sì, vabbè, ciao. Grazie a Princess siamo rimasti attaccati. Ah, praticamente ti porta sulla luna. Vabbè. Un attimino, ci vediamo dopo. Raga, sono caduta di nuovo. Sos. Io comunque sono troppo felice per Princess perché. Non so se avete capito bene la storia, ma a me me lo volevano dare già direttamente Ride. Però avrei dovuto dare il mio pavone Fly Ride. Questo qui, vedete? Questo. Ma ho notato che non l'ho messo fra i preferiti, ma subito devo andarci. Ok. È pure il narvolo. Ok. Comunque adesso devo fare un po' di missioni perché devo recuperare i pet dell'Ocean Egg che ho dato. Li devo comunque recuperare. Che ne dite? Attenzione. Basta. No, mi secco, non ci vado più. Devo recuperarli perché comunque ho dato. Un attimo, fatemi vedere. Beh, ciao. Un narvalo. Allora, il narvalo ce ne avevo doppione. Questo lo avevo doppione. Questo ne avevo quattro. Adesso ne ho due. Però vabbè, sinceramente non mi interessa. Tanto non l'avrei fatto nemmeno perché mi scoccio. E vabbè, questi due non mi interessano. L'unica cosa, ho dato il Nemo, vabbè, quelli non mi interessano. Praticamente, gli unici pet da recuperare è Nemo dell'Ocean Egg. Perché poi gli altri erano tutti doppioni. Che comunque ho ancora. Perché la manta. Aspettate, la manta ce l'ho, il delfino ce l'ho, il crab ce l'ho. Devo recuperare praticamente Nemo.
Però ragazzi, non ho Nemo, comunque era, come si dice, ultra raro, ma lui è leggendario. Quindi mi accontento. Oh, guardate che bellino. E non vedo l'ora di averlo Raid, perché secondo me spacca Raid. Veramente. Poi tipo, era un mio dream, infatti non ho la chat con quella ragazza, però veramente io tipo stavo sclerando. Dettagli. Benvenuto. Che cucciolo. Allora, vediamo. Oh, il lamb. No, anche se so, ha declinato lei, però io non l'avrei accettato. Non avrei. C'è una ragazza mucca, però non per offendere, è proprio lei vestita da mucca. Io devo mettergli assolutamente qualcosa, un cappellino. Questa, esatto, sei bellissima. Io lo amo, ragazzi, è tipo troppo bello. Vediamo un nome. Splash. Splash. Splash, ragazzi, si chiamerà Splash. Ok, ragazzi, l'ho chiamato Splash. Lui ha chiaramente bisogno di dormire. Poi guardate che bello, raga. Troppo carino, è cute. Madonna. Attendiamo. Ah, vediamo se la sua padroncina gli ha fatto imparare qualche trick. Vediamo se ne viene, posso far imparare qualcuno. Bag. Poi hanno fatto pure questo aggiornamento. Che vedete, fanno tipo le... Vedete? Le emoji, tra virgolette, quando non vogliono imparare le cose. What this is? Lo sta facendo impazzire. Ma forza, fai bag. Ah, finalmente. Bravo, bimbo, bravo. Andiamo al campeggio, perché non avevo notato che devi andare al campeggio. Dopo vi faccio vedere bene il pet nuovo nell'insieme, perché c'è nel pet shop. Comunque, ragazzi, avevano fatto l'aggiornamento pasquale dove hanno aggiunto il lamb, nonché il coso, la capretta, l'agnellino, non so come si chiama. E comunque, ragazzi, no, non è più reperibile nello shop, perché era un pet che poteva solamente comprare durante l'evento. Che bello. Io non l'ho comprato perché sinceramente non mi piaceva, non ci volevo spendere dei soldi per comprarlo, perché sì, era a pagamento, si comprava con dei Robux, dopo i soldi del gioco. Sinceramente non mi sembrava il caso, anche perché ho visto dei video e non scambiano neanche cose troppo belle, addirittura per quelli neon ride, per cui meglio di no. Ok, ragazzi, prendiamo i pattini. Andiamo a casa, o in una casa a caso, perché in una casa a caso.
perché devo lavare Splash. Io ho sognato che scambiavo la tartaruga per LOL. Che sogni che faccio pure io. Ma dove sta? Alla. Che fa il pazzo, va bene. Secondo me è proprio alla faccia da Splash. Bravissimo. Bravissimo. No, vabbè, ragazzi. Ho il... Ho l'octopus più bravo al mondo. Ne segna fai la dozza, che puzzi. Ci intrufoliamo in questa casa. Poi facciamo la doccia al piccolo Splash e poi ci salutiamo. No, io, Splash. Ok ragazzi, spero che... Non so, ho fatto per voi un buon affare, tra virgolette. Per me sì, perché guardate quanto è bellino, io lo adoro. E niente, ciao!